me il teatro innanzitutto è una professione, è il mio mestiere, è l'attività che svolgo da 40 anni, con passione, a volte con amore, spesso con fatica e frustrazione. Lavorare nel mondo dello spettacolo non è una cosa semplice, soprattutto riferito a un contesto tecnico. Io sono un tecnico, sono nato e cresciuto nell'ambito tecnico, ho fatto un percorso che, facendomi partire dal basso, io ho iniziato come macchinista costruttore in laboratorio a costruire scenografie, in un percorso che in 40 anni mi ha portato a svolgere i ruoli che dall'attività pratica sul campo, manuale, fisica, eccetera, mi ha portato a diventare, io così scherzosamente, tra virgolette, dico un burocrate, o quantomeno quel soggetto che si frappone tra il mondo tecnico, operativo, organizzativo e il mondo artistico, con tutte quelle che sono poi le implicazioni anche di tipo formale e burocratico. Faccio un esempio fra i tanti: uno degli elementi più pregnanti nel mondo dello spettacolo e in un teatro come può essere il Donizetti è tutta la questione che riguarda la sicurezza, l'antincendio, le evacuazioni, le emergenze. Qui la difficoltà a riuscire a tradurre un progetto artistico di un soggetto artistico che è visionario in un qualcosa che deve essere coerente, concreto, poter funzionare in modo fisico e sostanziale, e deve rispettare tutta una serie di parametri, di elementi che per l'artista sono estremamente frustranti e spesso sono motivo di, non dico di difficoltà, ma comunque di confronti anche abbastanza serrati. Il mio lavoro è quello di organizzare, aiutare tutti gli altri soggetti che concorrono e collaborano a creare uno spettacolo, a gestire uno spazio come questo, a riuscire ad arrivare fino in fondo. Fino in fondo con il giusto approccio, con la giusta programmazione, con le giuste considerazioni, con tutti quelli che sono i processi tipici di un'attività e di una produzione di tipo artistico, spettacolare, teatrale. E lo spazio in teatro è un elemento sostanziale perché tutta la progettualità che si può immaginare è vincolata dal luogo dove tu agisci. Faccio un esempio banale che lo spettatore o la persona comune non tiene neanche in considerazione: il fatto che il Teatro Donizetti, che voi vedete inquadrato dietro di me, non ha un palcoscenico in piano, ma un palcoscenico con una leggera pendenza. Lo chiamiamo declivio. Qui è il 2%, ci sono teatri con grande variabilità. Questo è il teatro all'italiana. Si va dal 2%, ci sono teatri che arrivano fino al 5, al 6%. Nella cultura tedesca, per esempio nord-europea, invece il palcoscenico è in piano. Una delle grandi criticità che si hanno quando si scambiano spettacoli tra vari teatri è questo. Adesso stiamo lavorando per il festival della prossima stagione autunnale e c'è la questione del fatto, appunto, di una scenografia che arriva da un altro teatro dove magari è in piano, per cui dover riadeguare scenotecnicamente e in termini di allestimento, adeguare questa differenza di declivio per fare in modo che la scena non stia tutta storta. Fin da quando ero in Accademia mi ha sempre molto affascinato proprio la progettazione, quindi l'aspetto tecnico del progetto, non soltanto il bozzetto, la creatività. Per me è stata proprio una fortuna, appunto, lavorare al piccolo, perché ho avuto la possibilità di approfondire questi aspetti, soprattutto negli spettacoli sempre di Ronconi, in particolar modo mi ricordo Celestina, ma soprattutto Lehman Trilogy, che è stato l'ultima sua regia, dove avevamo dovuto sbotolare tutto il palcoscenico e quindi tecnicamente per me è stato molto interessante riuscire ad andare ad approfondire dei dettagli, degli aspetti tecnici che altrimenti non avrei potuto conoscere. Adesso ritornare a Bergamo per me vuol dire ritornare a casa e portare comunque tutte le esperienze che ho recuperato in questi anni in una nuova avventura, cioè ripartire in una realtà che sta riaprendo adesso dopo il restauro, e forse mettermi in gioco rimettendo tutti i bagagli di informazioni che io mi sono fatta in questi anni nei progetti che creeremo.